I buchi neri sono tra gli oggetti più affascinanti e misteriosi dell'universo. Questi mostri gravitazionali sono noti per essere gli oggetti più massicci dell'universo, assorbendo irrimediabilmente tutto ciò che supera il loro orizzonte degli eventi. Mentre gli esperti sono già riusciti a svelare alcuni dei misteri di questi mostri di massa unici, altre domande rimangono senza risposta. Ci sono due argomenti in particolare che hanno sempre affascinato gli esperti. Cosa c'è dentro un buco nero e cosa c'è dietro? Insieme a voi vorremmo dare un'occhiata più da vicino a queste entusiasmanti domande e cercare le risposte. Vuoi saperne di più sulle scoperte rivoluzionarie e sui fenomeni unici nell'universo su base regolare? Allora ricordati di iscriverti ad Simply Space e cliccare sulla campanella per non perderti mai uno dei nostri video in futuro. Con un pollice in su ci motivi e dimostri che possiamo tenerti impegnato col contenuto dei nostri video. Buchi neri. I buchi neri sono noti per il fatto che le loro masse sono concentrate in volumi incomparabilmente piccoli. Per visualizzare come questa estrema compattezza si rifletta nella realtà, vale la pena dare un'occhiata al seguente esempio. Un buco nero teorico della stessa massa del nostro Sole avrebbe un orizzonte degli eventi con un diametro di appena 6 km. Per la classificazione, il diametro effettivo della nostra stella centrale ammonta quasi 1.400.000 km. L'impareggiabile compattezza dei buchi neri è accompagnata da alcuni effetti entusiasmanti. La forte forza gravitazionale che prevale nelle immediate vicinanze di questi oggetti trasforma i buchi neri in onnivori cosmici. Ciò significa che nulla di ciò che ha oltrepassato l'orizzonte degli eventi di un buco nero può riattraversarlo dall'interno verso l'esterno. Nessuna radiazione, nessuna informazione e certamente nessuna materia può sfuggire una volta all'interno di questa prigione galattica. È ovvio che la questione di cosa ci sia nei buchi neri è quindi una delle più eccitanti e stimolanti della moderna ricerca astronomica, ma anche i meccanismi di formazione di questi mostri gravitazionali custodiscono ancora molti misteri irrisolti. Tuttavia questo non si applica a tutti i rappresentanti di questa classe di oggetti, perché in linea di principio tutti i buchi neri non sono uguali. In effetti, gli esperti hanno già scoperto molto sulla nascita dei cosiddetti buchi neri stellari. Come suggerisce il nome di questi oggetti, provengono dalle stelle. Nel dettaglio, i buchi neri stellari si formano quando una stella di una certa dimensione ha raggiunto la fine della sua vita naturale. Se il corpo celeste brillantemente luminoso esaurisce il proprio carburante, collassa. Come parte della morte stellare, i gusci esterni vengono espulsi in una supernova esplosiva. A causa della sua pressione gravitazionale, il nucleo collassa in un oggetto incomparabilmente compatto, un buco nero stellare. Significativamente più grandi e più misteriosi di questi corpi di origine stellare sono le loro controparti supermassicce. Questa classe di buchi neri ha una massa milioni o addirittura miliardi di volte maggiore del nostro Sole. A questo proposito, i ricercatori hanno scoperto nel tempo che i buchi neri supermassicci abbelliscono i centri di quasi tutte le galassie, dove svolgono un ruolo importante nella loro evoluzione. Tuttavia, il modo esatto in cui questo influenza gli assemblati gravitazionalmente legati di stelle, pianeti e simili deve essere decifrato nel contesto della ricerca futura. Strade galattiche a senso unico. Come guardi all'interno di una struttura da cui non c'è scampo? A prima vista si potrebbe supporre che un modo per decifrare questo mistero cosmico sarebbe quello di inviare una sonda spaziale senza equipaggio nelle fauci di un buco nero. Tuttavia, un tale progetto sarebbe destinato al fallimento fin dall'inizio, perché di fatto sarebbe impossibile per la navicella, nel corso di una simile missione, effettuare registrazioni attendibili. Figuriamoci trasmetterle in direzione della Terra. Questo perché i buchi neri non solo catturano oggetti che si avvicinano troppo, ma li deformano anche in modo grottesco. Come risultato di queste forze, l'attrazione gravitazionale aumenta con la diminuzione della distanza. Di conseguenza, forze più forti agiscono sul lato dell'oggetto rivolto verso il buco nero rispetto all'area rivolta verso di esso. Una struttura, una volta nella morsa di un buco nero, viene quindi trascinata per tutta la sua lunghezza. Poiché questa deformazione ricorda visivamente un popolare tipo di pasta, gli esperti chiamano il processo anche spaghettificazione. Il risultato finale di questo processo è la completa distruzione, non meno interessante. Per un osservatore esterno non sarebbe nemmeno possibile vedere come l'ipotetica sonda spaziale raggiunge il buco nero. Secondo la teoria della relatività, l'oggetto corrispondente avrebbe bisogno di tempo infinito per questo. Per l'osservatore sembrerebbe quindi che la sonda si sia fermata immediatamente prima dell'orizzonte degli eventi. Ma cosa succede alla materia una volta caduta in un buco nero? La risposta che fa riflettere a questa domanda centrale è che non lo sappiamo. Gli oggetti che vengono inghiottiti da uno di questi mostri di massa vengono distrutti a causa dell'estrema gravità.
ma non è chiaro quali processi avvengano in dettaglio. In teoria potrebbero verificarsi tutti i tipi di processi fisici, anche quelli di cui non siamo ancora a conoscenza. A causa della mancanza di informazioni, è semplicemente impossibile fare previsioni sull'ulteriore destino delle strutture estinte. Dove si perde la causalità di causa ed effetto, anche le leggi fisiche a noi note perdono la loro validità. Questa illegalità astronomica ha portato alcuni esperti a tesi non del tutto serie. Così il fisico americano John Earman suggerì con un occhiolino che la poltiglia verde potrebbe fluire dalle singolarità nel cosmo. Molto meno divertente invece è l'ipotesi che un buco nero vicino, un giorno, emetterà un impulso gravitazionale che catapulterà il nostro pianeta natale fuori dalla sua orbita abituale. Quindi, tutti i misteri che hanno sempre circondato i buchi neri significano che non saremo mai in grado di sbirciare oltre l'orizzonte degli eventi dei mostri gravitazionali? Fortunatamente, secondo alcuni ricercatori, non è così. Una tesi entusiasmante. In passato si rappresentava l'assunto che le singolarità rimanessero sempre nascoste dietro gli orizzonti degli eventi. In astronomia il termine singolarità descrive luoghi e stati in cui la gravità è così forte che la curvatura dello spazio-tempo diverge, in altre parole è infinita. Si potrebbe dire che l'orizzonte degli eventi di un buco nero agisce quindi come una sorta di paraocchi cosmici che ci impedisce di dare un'occhiata al vero oggetto del desiderio. Quelle singolarità che non hanno un orizzonte degli eventi sono chiamate singolarità nude, ma se esistano davvero è oggetto di accese controversie tra gli esperti. Nonostante ciò, alcuni ricercatori ritengono plausibile che sia possibile guardare oltre l'orizzonte degli eventi dei buchi neri. Lo sfondo. Nel volume estremamente compatto della singolarità avvengono processi a livello quantistico che possono essere descritti teoricamente. Contrariamente alla teoria della relatività, tuttavia, le formule corrispondenti prevengono valori infiniti per fattori come temperatura, pressione e così via. Tuttavia, questo non è affatto un nuovo treno di pensieri. Così alcuni fisici hanno dimostrato negli anni 70 che la materia caduta in un buco nero può comprimersi temporaneamente in modo tale che appaiano singolarità, ma queste non sono circondate da un orizzonte degli eventi. In tali casi solo la densità divergerebbe, non la gravità. Di conseguenza la materia aggrovigliata sarebbe compressa, ma non su uno spazio puro, infinitamente piccolo. In altre parole, la materia vola intorno alla singolarità invece di scomparire completamente in essa. Controparti ipotetiche. Non meno eccitante, tuttavia, è l'ipotesi che la materia assorbita da un buco nero non scompaia affatto, irrimediabilmente, ma venga semplicemente sputata fuori da qualche altra parte. Le controparti teoriche dei mostri gravitazionali a noi noti sono opportunamente chiamate buchi bianchi. Mentre i buchi neri ingoiano tutto, i buchi bianchi espellono massa incessantemente, rendendo impossibile il passaggio del loro orizzonte degli eventi dall'esterno verso l'interno. Tuttavia, questo è vero solo in teoria. Sebbene i buchi bianchi siano considerati possibili soluzioni matematiche alle equazioni della relatività generale, questo non significa, al contrario, che esistano necessariamente. Supponendo tuttavia che esistano davvero, sorgono alcune congetture e conclusioni. Una tesi si basa sul presupposto che i buchi bianchi siano buchi neri che corrono nella direzione opposta all'asse del tempo. Ancora più eccitante è l'ipotesi che i due oggetti astronomici possano formare insieme un wormhole. Questo non significa solo che la materia che si schianta in un buco nero viene espulsa altrove da un buco bianco. In effetti questo processo avverrebbe sia spazialmente che temporalmente, cioè anche nel passato. Come se questa ipotesi non fosse abbastanza eccitante, alcuni ricercatori suggeriscono che anche la nascita del cosmo, il Big Bang, può essere considerata un buco bianco, oppure un effetto della sua esistenza. Ora è il tuo turno, cosa ne pensi dei grandi misteri dei buchi neri? Inviaci i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback nei commenti qui sotto. Sei in vena di articoli più entusiasmanti sui grandi misteri dell'universo? Allora dai un'occhiata agli altri video sul nostro canale, che abbiamo linkato per te nei titoli di coda. Grazie per l'interesse, alla prossima!